Delle regioni DPL 615 assistono al sindaco, prego. Grazie Presidente. Questo punto all'ordine del giorno abbiamo chiesto di essere inserito per pronunciarsi noi come Consiglio Comunale contro un disegno di legge, il cosiddetto disegno di legge Calderoli, che attualmente il governo ha proposto alle Camere affinché fosse approvato. In sostanza si tratta di una proposta di legge che formalizza quel concetto che viene definito di autonomia differenziata delle regioni, disegno di legge 615. E partirei per esplicare i motivi che ci hanno portato a questo ordine del giorno, che già dalla Costituzione italiana nell'articolo 3 dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali, e soprattutto recita la legge fondamentale del nostro Stato, condizioni sociali. Noi riteniamo che questa legge in qualche modo, non di per se stessa, ma nelle condizioni in cui si trova attualmente la nostra nazione, possa rappresentare un pericolo, un vulnus, perché non è suffragata dalle necessarie quantità di denaro necessario per evitare che in realtà non faccia saltare quello che viene definito come il principio di solidarietà nazionale su cui la nostra nazione è basata già prima della Costituzione del secondo dopoguerra. Viene in questo modo ad essere messa a repentaglio veramente l'unità nazionale, l'unità dei cittadini tra di loro, il loro essere un corpo unico all'interno della nostra nazione. Basti pensare che il problema fondamentale di questo disegno di legge, come dicevo, è la mancanza di sufficienti risorse, così come definito dallo stesso governo, da un organo del governo che appunto stabilisce che non ci siano le sufficienti risorse per garantire i cosiddetti LEP, che sono i livelli essenziali delle prestazioni. Che cosa sono? Basti pensare ad esempio agli asili nido, ce n'è un numero
notevolissimo al nord, un numero inferiore al centro e un numero estremamente basso nel sud. Basti pensare invece ad esempio ai bambini che nascono a Bolzano, che sono nati a Bolzano nel 2021, secondo Save the Children hanno un'aspettativa di vita di salute di 67 anni, mentre uno nato in Calabria addirittura di 54 anni. E un altro esempio che ho voluto riportare è ad esempio il fatto che a parità di abitanti, Reggio Emilia sono presenti 66.000, mentre a Reggio Calabria ce ne sono solo 3 addirittura. E nella tratta Roma-Milano c'è un treno ad alta velocità ogni 20 minuti, mentre invece nella tratta Napoli-Bari non c'è nessuno in questo momento. Probabilmente ce ne sarà qualcuno quando verranno realizzati i lavori dell'alta velocità previsti con i fondi del PNRR. Di conseguenza capite come i LEP sono lungi dall'essere applicati, ma soprattutto come ci sia la necessità, la forte necessità di una disparità di trattamento economico, nel senso che c'è la necessità di applicare maggiori risorse laddove questi LEP non sono raggiunti, quindi nel Sud Italia. Noi siamo una regione, la Campania è una regione del Sud Italia, una regione in cui i livelli essenziali delle prestazioni, io lo vedo anche in sanità, non sono ancora garantiti così come sono garantiti in altre regioni del nord Italia. Quindi, constatato questo, ad esempio, un altro esempio è che c'è un fabbisogno pro capite relativamente alla popolazione di età compresa tra gli 0 e i 2 anni per l'assistenza di questa fascia d'età di 1.934 euro in Emilia, nella regione dell'Emilia-Romagna, 1.000 euro in Lombardia, addirittura 237 euro in regione Campania. Quindi, detto tutto questo e detto soprattutto che alla legge non corrisponde, come ho già avuto modo di dire, non corrisponde la possibilità di essere finanziata debitamente questa differenza, questa disparità tra i cittadini, che vige ancora tra i cittadini, e questo non lo diciamo noi, ma lo dice l'Ufficio parlamentare per il bilancio. Che il 20 giugno 2023, in un documento contenente uno studio tecnico di fattibilità della riforma Calderoli, quello lì contro cui chiedo al Consiglio Comunale oggi di pronunciarsi, ha dato parere sfavorevole alla devoluzione in materia delle regioni richiedenti, proprio perché non c'è la possibilità di finanziare effettivamente quelle regioni che hanno dei LEP inferiori. Quindi, detto tutto questo, con questa ampia premessa, propongo al Consiglio di votare questo ordine del giorno, e cioè di dichiararsi contrario ad ogni ipotesi di autonomia differenziata regionale, ritenendo che costituisca un irreversibile e irreparabile vulnus all'unità del Paese, alla coesione sociale e all'uguaglianza costituzionalmente sancita tra cittadini e cittadini di tutte le regioni. E inoltre, che chiediamo al governo di ritirare immediatamente il DDL 615, DDL Calderoli, e di ogni altro disegno di legge che siano contenente delle proposte di autonomia differenziata. Inoltre, sarà nostra cura, qualora questo ordine del giorno venisse approvato, di inviare, di trasmettere questo ordine del giorno con urgenza al governo, al presidente di Camera e Senato, al presidente della giunta regionale e al presidente del Consiglio regionale della Campania. Grazie, Presidente. Grazie, Sindaco. Ci sono interventi su questo punto? Prego. Non potendo votare, volevo esprimere la mia opinione e il mio sostegno alla proposta di cui ha parlato il sindaco prima, al primo punto all'ordine del giorno. E volevo dire, premettendo che l'autonomia differenziata l'hanno chiesta le regioni di Lombardia e Veneto con il referendum 2017 e poi l'Emilia-Romagna, voglio ricordare che l'autonomia differenziata significa far diventare le regioni come degli stati, facendo venire meno il principio dello Stato unitario. Autonomia differenziata significa far dimenticare alle regioni 23 materie, con materie molto delicate ed importanti per tutti i cittadini italiani.
In queste materie ci sono 500 funzioni che non saranno mai più statali, ma regionali. Autonomia differenziata significa disporre del servizio sanitario nazionale, quindi una regione potrà privatizzare tutta la sanità. Sparirà la scuola pubblica nazionale, i professori verranno selezionati con concorsi regionali, i trasporti saranno decisi dalle regioni. Come assessore al bilancio sono preoccupata, così come l'Unione Europea, perché la spesa pubblica non sarà più controllata e quindi ci sarà un'esplosione del debito pubblico con tutte le pesanti conseguenze che ne deriveranno. Che disse in una convention di partito alla domanda perché diventare partito nazionale, che se la secessione non fosse possibile, allora si sarebbe fatta la strada più lunga. E disse: giriamo intorno allo Stato. Così. Oserei dire che è furbata. Con i voti delle regioni del sud si sono fatte la cognata autonomia o secessione. Qualcuno l'ha definita secessione per ricchi. Grazie all'assessore Starace, un altro intervento. Chiede la parola al consigliere. Buonasera a tutti, io volevo dire che abbiamo accolto un po' tutti di buon grado la proposta del sindaco di presentare il ritiro delle lettere Calderoni, perché ritengo l'autonomia differenziata un atto irresponsabile dalla parte dello Stato. E mi voglio rifare e sottolineare l'articolo 3 della Costituzione, il quale parla di uguali dignità sociali e civili da parte di tutti i cittadini. Se nel primo comma si parla per lo più di pari dignità formale e realistica, nel secondo comma si parla proprio dell'attuazione di questo mantenimento della dignità sociale. E come si può essere di vita sociale se c'è una separazione delle regioni, un'autonomia differenziata tra regione a regione, se l'assistenza sanitaria, l'assistenza dei servizi può cambiare di qualità tra una regione e un'altra, cioè in Campania può essere valutata 3 e in Lazio e nella Toscana un servizio può essere valutato 10. Spingerebbe le persone non solo a cercare un servizio più alta qualità e quindi a non sfruttare, usufruire dei servizi locali e a cercare il meglio per qualsiasi cosa, dai servizi sanitari sia ai servizi diciamo, sociali. Quindi questo creerebbe una spaccatura che andrebbe contro a quello che diciamo, i sani principi della nostra Costituzione, che ricordo è stata fondata dopo la Seconda Guerra Mondiale e si è avuto diciamo, questa sua integerrima diciamo, serietà e severità è perché abbiamo passato storicamente un periodo fascista il quale non ci ha permesso di vivere liberamente. Per questo si è fatta una Costituzione dura e serrata su determinati temi. Penso che il governo in questo modo, in modo responsabile, stia diciamo, andando contro a quello che sia la Costituzione, i nostri padri costituenti. Grazie. Grazie consigliere Mineri, aveva chiesto la parola e sono aggiunti ad avuto il consigliere assessore Costo. Prego, Vincenzo. Buonasera, voglio esprimere il voto favorevole alla proposta presentata e fare alcune riflessioni condividendola con voi, con chi è presente oggi qui e chi ci segue da casa. In merito all'autonomia differenziata, in qualità di consigliere comunale di Monte, di un paese nel cuore della provincia di Napoli, non si può restare zitti e inermi a fronte a quello che sta succedendo oggi nelle Camere del Parlamento. Come ben sappiamo, la nostra Costituzione pone accento il principio di solidarietà, un fondamento che ha guidato da sempre il nostro paese verso una giustizia sociale ed economica più equa. Il nostro stesso sistema fiscale è stato progettato e costruito per proteggere i più vulnerabili, garantendo che coloro che hanno maggiori risorse contribuiscono in modo proporzionale al bene comune. Ed è solo così se oggi tante persone in difficoltà riescono a vivere una vita dignitosa, anche se servirebbe ancora tanto altro, ma questo è un altro discorso. L'autonomia differenziata potrebbe minare questo principio di solidarietà.
creando disparità ancora maggiori tra le regioni e complementando la giusta redistribuzione delle risorse. Questo rischio potrebbe indebolire il tessuto sociale, economico delle comunità del Sud, che già affrontano sfide significative. Inoltre, l'autonomia differenziata potrebbe mettere a rischio l'unità nazionale, un valore fondamentale che ha reso grande la nostra nazione. Nel contesto del turismo, il Made in Italy non manca di eccellenza che abbraccia tutte le regioni, richiedendo una gestione unitaria e coordinata. La frammentazione delle competenze potrebbe compromettere gli sforzi comuni e promuovere l'Italia come destinazione turistica di primo piano come compatto. In un momento in cui affrontiamo delle sfide globali della transizione ecologica e la digitalizzazione è essenziale mantenere una visione unitaria per affrontare queste sfide in modo efficace. La collaborazione e la solidarietà tra le regioni sono fondamentali per preservare l'identità nazionale e promuovere uno sviluppo equo ed equilibrato. Invito quindi tutti noi a riflettere su queste questioni, ma anche più i nostri rappresentanti al Parlamento, valutare attentamente la questione prima di prendere decisioni che potrebbero avere un impatto duraturo e non positivo sul nostro paese e sulle generazioni future. Un paese che non guarda gli ultimi non arriva mai prima. Grazie a tutti. Grazie consigliere Aiello. Voglio esprimere favorevolmente questa votazione del Consiglio, aggiungendo un piccolo inciso che riguarda il bellezza in caso di prestazione a cui il Governo dovrà badare per poter poi se eventualmente approverà questo disegno di legge. I livelli essenziali di prestazione riguardano molti settori, dall'istruzione alla cultura, al sociale, non solo all'ambiente. In particolare, se ci riferiamo ad esempio ai livelli che riguardano gli asili nido, siamo ancora ben lontani da questi livelli a livello italiano, ma soprattutto a livello di sud, questi livelli appunto che guardano l'Europa. Di cosa si parla nel concreto? Bisognerebbe arrivare ad almeno coprire il 33% dei posti, quindi cioè bambini almeno 33 dovrebbero avere un posto in asilo nido. Ad ora al nord abbiamo 4 regioni che superano anche questo standard, al sud nessuna regione raggiunge più dell'11%, la Campania comunque si attesta in maniera più o meno bassa, e questo divario appunto con l'autonomia differenziata potrebbe ancora aumentare, soprattutto perché se si pensa che appunto per raggiungere questi livelli dovremmo auspicarci di avere dei contribuenti facoltosi, nel senso che siano capaci di contribuire appunto attraverso le tasse, ma al momento se pensiamo per esempio al reddito, all'assegno di inclusione, vediamo che in Italia le maggiori domande sono pervenute proprio dalla Campania. Questo dato è significativo, ci fa pensare sia che sono comunque a livelli bassi di contribuzione, che sono dovuti sia magari anche al lavoro sommerso, quindi non lavoro nero, cosiddetto, sia comunque allo stato di povertà maggiore. Queste difficoltà, queste differenze con l'autonomia differenziata, come hanno anche spiegato i due consiglieri precedenti, andrebbero ancora ad aumentare, soprattutto per questi livelli essenziali di cui siamo ancora molto molto lontani da raggiungere. Grazie assessore. Se ci sono altri interventi possiamo passare alla votazione. Chi è favorevole alla proposta? 8 favorevoli. Grazie a tutti.
e nemmeno la visibilità nazionale, essere, come dire, dare il contrasto di uscire dalla Costituzione. Noi ci chiediamo che c'è la Corte Costituzionale che potrebbe essere chiamata in gioco, assolutamente, quindi potrebbe intervenire. Penso che cosa si possa fare in maniera più concreta è quello di essere vicini a come, non attraverso la linea di conservatore che lascia il tempo che trova, ma vicini attraverso ovviamente i riferimenti nazionali che sono stati deputati nel sud, che dovranno essere lì a, diciamo, tutelare gli interessi delle regioni meridionali, che sicuramente vanno tutelati. Però, a partire di questo, insomma, questo è una cosa, fatto esistere il Consiglio di Tempo, che sia una posizione prettamente di politica, ma ha poco di tecnico. E per questo, diciamo, che si è portato a stesso. Volevo semplicemente motivare il fatto di aver portato questa delibera, questa proposta di delibera. Innanzitutto c'è il fatto che, a mio avviso, il Consiglio Comunale dovrebbe sempre esprimersi per tutelare i cittadini, e noi crediamo che questo possa essere un momento storico in cui anche bisogna utilizzare tutti i mezzi a disposizione, anche quello del Consiglio Comunale, per tutelare i cittadini, perché c'è in atto un disegno di legge che in qualche modo potrebbe svantaggiare alcuni cittadini rispetto ad altri, in particolare i cittadini del sud, in particolare quindi anche i cittadini di Limonte, e quindi ci è sembrato doveroso fare questo posizionamento. Tanto più che rispondiamo all'appello del Presidente della Regione Campania De Luca, che ha chiesto a tutti gli amministratori locali di esprimersi, e con orgoglio di livello del Consiglio Comunale di Monte è il secondo, dopo quello di Torre del Greco, ad esprimersi sulla materia, una materia che è vero che esula che appartiene alle altre sfere della politica, ma anche qui dobbiamo necessariamente fare politica. Quindi mi è sembrato doveroso fare questa piccola precisazione. Grazie. Grazie Sindaco. Potremmo anche rivedere sentita, segretario? Votiamo, perché non facciamo bene. Chi è favorevole per l'immediata seguita delibera? Proposta? 8 favorevoli, astenuti 2, stesse proporzioni. Consiglio approva la proposta. Passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno, che è l'approvazione schema di convenzione. Di assegnare per l'acquisizione dei servizi di progettazione dei tempi di visto di tasse di Monte Castello di Stabia, strada provinciale 79, Ciali, comma 1 della legge regionale 48-2022. Ci illustra la proposta del sindaco, prego. Questa proposta di delibera del Consiglio Comunale attiene ad uno schema di convenzione che il Comune di Monte si propone di sottoscrivere con il Comune di Castellammare per l'acquisizione di alcuni servizi di progettazione relativi alla progettazione di un'opera pubblica inseguita, si può dire, da più di un secolo dai cittadini di Monte e dagli amministratori di Monte. E so per certo che anche le ultime amministrazioni hanno fatto la loro parte nel cercare di ottenere questo risultato. Sarebbe un collegamento diretto tra i comuni di Castellammare, zona privati, e la frazione Travia a Piemonte. È un'opera, secondo noi, è importante, e condivido in pieno l'impegno da questo punto di vista, l'impegno e anche il proposito delle precedenti amministrazioni, non solo le ultime, ma addirittura mi è capitato alle seguie dell'ex
disegno di legge anche l'ex sindaco della Roma mi aveva questo, questo proposito. In effetti abbiamo avuto una grande possibilità in questo frangente storico, perché la regione Campania ha generosamente stanziato in legge regionale di bilancio il 29 dicembre 2022 una cifra di 200.000 euro, di cui 100.000 a valere sull'annualità 2023 e 100.000 sull'annualità 2024, per l'oggetto recitava consentire il ripristino dell'asse viario. In realtà, confrontandoci con l'ingegner Caiazzo della regione Campania, che è colui che è deputato ad amministrare questo, questa sovvenzione, abbiamo stabilito che effettivamente quest'opera è un'opera molto onerosa e per essere realizzata ha bisogno di una progettazione adeguata, progettazione per la quale ovviamente abbiamo richiesto di poter utilizzare questa cifra. La richiesta è stata ampiamente accolta, di questo sono grato agli uffici della Regione Campania, è stata accolta con una controrichiesta, quella di accordarci con il Comune di Castellammare affinché si potesse realizzare una progettazione condivisa per un'opera più grande, un'opera che preveda quindi anche la messa in sicurezza del costone a valle. Questo sarà possibile grazie a questo contributo della Regione Campania, di cui il Comune di Monte è beneficiario, e ci consentirà di preparare e tenere pronto nel cassetto una progettazione di un progetto, di una grande opera che speriamo presto di poter realizzare. Quindi chiedo al Consiglio Comunale di approvare la proposta di delibera con la quale si autorizza il rappresentante legale, cioè il sindaco, a stipulare una convenzione proprio in nome dei cittadini del Comune di Monte con il Comune di Castellammare. Grazie sindaco, ci sono interventi, prego vice sindaco. Io vorrei ringraziare soprattutto il consigliere Francesco Iorino, il quale ci ha permesso anche con il suo contributo attivo in Regione Campania a cercare di ricevere questa somma di 200.000 euro. Quindi ringrazio pubblicamente il nostro amico, mio amico, consigliere regionale Francesco Iorino. Grazie vice sindaco Palomba. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Mineri. No, io volevo ribadire l'importanza strategica del nuovo asse viario. Se nei secoli la costruzione di una strada era qualcosa che poteva aprire a nuovi mondi, noi anche al giorno d'oggi ricostruire una nuova strada significa mettere in collegamento nuove persone, nuove opportunità, favorire gli esercizi commerciali e soprattutto anche in termini di sicurezza, dato che Piemonte dista diciamo un po' dai presidi ospedalieri. Collegare direttamente Piemonte con Castellammare e quella che potrebbe poi essere in futuro le nuove terme oggetto di progettazione regionale di nuove presidi ospedalieri, anche in termini di sicurezza potrebbe essere una grandissima opportunità per il nostro piccolo comune, e quindi penso sia una grandissima cosa che il sindaco in primis e poi l'amministrazione sta portando avanti. Grazie consigliere Mineri. Altri interventi? Prego consigliere Palumbo. Visto che si tratta di un'opera importantissima, quindi chiaramente il nostro gruppo. Io di fare una considerazione. Quest'opera è stata, cioè questo intervento si è annunciato circa un anno fa, se ricordo bene c'è una conferenza stampa alla quale parteciparono il sindaco, il vice sindaco e il consigliere Iorino, e allora
si annunciò un anno, più di un anno fa, si annunciò praticamente l'intervento di ripristino, si parla di ripristino della strada di collegamento con Castellammare. Infatti si tratta di un intervento che per buona parte ricade nel comune di Castellammare. Ripeto, un'opera strategica importantissima, su questo non dobbiamo soffermarci. Ecco, io credo che allora, così come tante volte succede nella comunicazione di questa amministrazione, prevale il principio della politica dell'annuncio, fare il fumo negli occhi. Allora si faceva quasi capire, io vorrei invitare tutti a riguardare, magari con calma, quella registrazione, quella conferenza, facevo quasi intendere, ma tra intendere o intendere, come con qualcosa che si dice o non si dice, ma che non si fa capire con chiarezza, e forse quei soldi sarebbero serviti proprio ad effettuare i lavori per il ripristino di quella strada. Quella è l'impressione praticamente che fu data in quel momento. Si parla di ripristino, chiaramente questi fondi praticamente serviranno per la progettazione, tra l'altro senza nemmeno, a mio avviso, un conteggio esatto, così come molte volte succede, rispetto a quanti fondi possono servire per la progettazione di un'opera del cui importo ammontare oggi non si ha nemmeno contezza. Potrebbe essere un'opera di 2 milioni, 3 milioni, 4 milioni, non si sa, la progettazione va in proporzione rispetto all'opera dei lavori, però viene stanziata una cifra così. Mi rendo conto della valenza politica del contributo. Sicuramente siamo riconoscenti all'onorevole Iovino per quanto si è impegnato a fare per il nostro comune, però restano perplessità rispetto a come vengono fornite informazioni alla cittadinanza e soprattutto come sia stato necessario un anno dall'annuncio del contributo alla stilo di una convenzione. Però mi congratulo sicuramente con il sindaco e l'amministrazione se effettivamente questa convenzione, mi auguro, sia concordata con il comune di Castellammare e si arriverà a questa sigla tanto auspicata. Prima di passare, volevo dare giusto una risposta al consigliere Palumbo. Penso che per approvare la convenzione del consigliere Palumbo già ci sia qualcosa di avviato, altrimenti non sarebbe stata firmata. Cioè, il comune di Castellammare ha deliberato la firma della convenzione, quindi questo è l'altro atto per poi procedere alla situazione della progettazione. Aveva chiesto la parola l'assessore Grosso, al sindaco. Facciamo parlare prima assessore ai lavori pubblici. Allora passiamo la parola al sindaco, prego. Io innanzitutto recepisco con soddisfazione i complimenti del consigliere Palumbo, perché effettivamente questa è un'opera che fa, se riusciamo a realizzarla, se io sono fiducioso, quando la realizzeremo sarà un'opera che servirà a tutti i cittadini di Monte, come il consigliere Mieri già detto, come ho avuto modo di dire in precedenza, è un'opera che molti sindaci hanno anelato e ora abbiamo una possibilità concreta, perché il primo passo per farsi finanziare un'opera, lo sappiamo bene, è avere un progetto serio, un progetto completo, e la somma di 200.000 euro per realizzare un'opera del genere è veramente un ottimo punto di partenza. Quindi ringrazio il consigliere per i complimenti. Ci tengo solo a dire che effettivamente alcune cose sono già state realizzate, quindi penso a Viapuzzo, al finanziamento della chiesa che ha consentito di riaprire la chiesa, il campo sportivo San Michele, siamo a un passo dalla posa della prima pietra, la consigliare, insomma, noi veramente ci stiamo mettendo il cuore in questo servizio, in quello che reputiamo un servizio per i cittadini di Monte, e credo che qualche risultato si comincia a intravedere. Sulla conferenza stampa che facemmo all'indomani del finanziamento e del giudizio di bilancio, noi fummo chiari sul fatto che c'è tanto spesso
la burocrazia di mezzo, nel senso che uno vorrebbe fare di tutto e poi ci si rende conto che le cose vanno fatte piano piano, che c'è una burocrazia da rispettare, c'è la burocrazia regionale, c'è la burocrazia è tanta, ci sono tanti rapporti interpersonali e intercomunali che avvengono per esempio quando non si è soli a fare qualcosa ma la si deve fare insieme ad un partner, in questo caso la città di Castellammare di Stabia. Colgo l'occasione per ringraziare il prefetto Cannizzaro, commissario, capo della commissione di Castellammare, per la sua disponibilità e soprattutto per aver dal primo momento intravisto in quest'opera una cosa che facesse bene non solo al comune di Monte ma anche alla città di Castellammare. Tra l'altro ci sono alcuni stralci che abbiamo trovato nei nostri archivi risalenti veramente un secolo fa, in cui si chiedeva, in cui c'era una corrispondenza tra l'ufficio lavori pubblici del comune di Monte e quello di Castellammare, in cui già si avviava una corrispondenza nel senso di dire che quest'opera sarà utile sia ai cittadini di Monte per raggiungere più velocemente Castellammare, ma sarà utile anche ai cittadini di Castellammare per fare uno svago in un posto a meno come Rimonte, proprio questo c'è scritto. Quindi sono contento che i consiglieri di minoranza insomma condividano l'importanza strategica di quest'opera e soprattutto il modus operandi di creare una progettazione seria e completa che poi ci darà sicuramente la possibilità di accedere a dei finanziamenti regionali. Tra l'altro ci sono dei bandi che sono appena usciti e che potrebbero proprio fare a caso di questa progettazione. Grazie Presidente. Grazie il Sindaco. Do la parola all'Assessore Grosso. Buonasera a tutti. Io per questo punto all'ordine del giorno ci tenevo particolarmente a ringraziare Sindaco e Vice Sindaco per l'impegno che hanno messo per portare a casa questo risultato e soprattutto voglio ringraziare il Sindaco a nome della Giunta Comunale e di tutta l'amministrazione del gruppo di maggioranza per l'impegno che ha messo, perché io l'ho seguito in tutto questo cammino. Siamo stati in regione forse veramente non voglio dire centinaia di volte ma quasi. È importantissimo frequentare gli uffici regionali, ci deve stare almeno 2 o 3 volte a settimana, ci sono delle opportunità che non si possono perdere e noi, fidatevi di noi, non le perderemo. Ci tenevo a dire una cosa riguardo questa progettazione, mi rivolgo ovviamente ai cittadini e rispondo a un quesito che veniva dai consigli di minoranza. È normale che noi attraverso il DIP, che è il documento di indirizzo alla progettazione, articolo 41 e 44 del nuovo codice degli appalti, il decreto legislativo 36 del 2023, con i contenuti minimi del quadro esigenziale sicuramente abbiamo stimato la portata di un intervento del genere. Non siamo degli sprovveduti, questo voglio dire, cioè, lavoriamo dalla mattina alla sera a questo. È normale che i consiglieri di minoranza si pongano dei quesiti, però vorrei che si cominciassero a fidare un po' più di noi. Non siamo degli sbadati, non pensiamo a quanto possa valere un intervento. Soprattutto ci tenevo semplicemente a dire che se è passato un anno è perché alcune volte bisogna fare dei lavori, bisogna impegnarsi per far sì che certe cose accadano e soprattutto bisogna anche avere quel pizzico di fortuna. E se il consigliere Palumbo seguisse, ma penso che sicuramente lo fa, tutta la filiera dei bandi che, come diceva il sindaco, sono diciamo stati pubblicati ultimamente, c'è una serie di contributi che veramente potrebbero portarci a vedere la realizzazione di questo assegnare. Grazie. Grazie Assessore Grosso. Altri interventi? No, allora. Ok. Prego, consigliere Serratario. Buonasera a tutti. No, io volevo evidenziare un altro aspetto importante di questa presentazione,
e l'opportunità che ha Piemonte, ma soprattutto la frazione di Tralia, nella siamo tutti che comunque Tralia è ha una viabilità molto, molto difficoltosa. Noi spesso ci confrontiamo sulla questione del senso unico, tante persone ci chiedono ogni giorno perché non pensiamo di fare un senso unico ad anello in modo tale che il traffico possa essere più scorrevole. E ovviamente ogni confronto esce sempre il problema proprio logistico della strada, dell'infrastruttura stradale. Con questa progettazione noi abbiamo l'opportunità di inserire all'interno del progetto dei piccoli interventi mirati sulla viabilità e di conseguenza realizzare, spero, questo senso unico che è fondamentale per la frazione di Tralia. Grazie. Grazie consigliere Somma. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta? Unanimità, 10 favorevoli. Chi è, passiamo all'immediata esecutività, favorevoli, 10, unanimità. Prima di concludere il consiglio, c'è pervenuto per le vie brevi un ordine del giorno richiesto dal sindaco di concerto con i consiglieri di minoranza per celebrare la vittoria del nostro concittadino Vincenzo Donnarumma ai mondiali che si sono tenuti a Rimini per quanto riguarda la fiera del SIGEP. Io ho visto prima Vincenzo che invito a raggiungerci qui vicino al sindaco. Passo la parola al sindaco per grazie Vincenzo. Prego sindaco. Allora, ho proposto ai capigruppo, dei consiglieri dei gruppi di minoranza di voler accettare un ordine del giorno integrativo a conclusione di questo consiglio comunale, un ordine del giorno in cui tutto il consiglio comunale sono veramente felice che la minoranza abbia accettato di condividere la nostra soddisfazione. Vabbè, sì, abbia condiviso entusiasticamente la proposta di condividere tutti quanti insieme il consiglio comunale la grande soddisfazione per un risultato che un piemontese ha raggiunto. Non è la prima volta, perché è già la terza volta che Vincenzo Donnarumma si afferma in contesti europei, nazionali, internazionali. Questa volta è il campionato mondiale di gelateria, di pastry, gelateria, pasticceria, con la maglietta della nazionale italiana. Non sappiamo se non lo possiamo sapere, però comunque noi abbiamo pensato di dedicarti una targa che vado a leggere, che contiene la motivazione. La targa è la seguente: Vincenzo Donnarumma, cittadino di Piemonte e artigiano del settore dolciario, con orgoglio e riconoscenza Piemonte si congratula per la straordinaria vittoria mondiale al Gelato World Cup 2024. Il tuo impegno, la tua maestria, la dedizione alla tua arte hanno portato lustro e non solo alla tua famiglia, ma anche a tutta la comunità. I tuoi successi del 2019, campione del mondo di pasticceria juniores, 2023, campione europeo al SIGEP Gelato Europe Cup, 2024, campione del mondo al SIGEP Gelato World Cup, sei diventato con questi successi uno straordinario ambasciatore della tradizione gastronomica di Piemonte, dando lustro al suo buon nome. Piemonte ti è grata.
Il Consiglio Comunale ci è sembrato un momento insomma, più istituzionale, più idoneo, più aurico che la vita politica della città ha a disposizione per premiare il suo figlio. Grazie. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo consiglio. Buonasera a tutti. Vabbè, facciamo una foto di gruppo, sì, tutti quanti. Grazie. Invito i presenti a non lasciare l'aula perché c'è un piccolo rinfresco all'uscita. Grazie. Thank you.